Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, grazie per essere venuti anche questa sera ad ascoltarci. E sono molto contento di essere qui questa sera, di portare a termine questo percorso che abbiamo cominciato insieme 2 mesi fa. E questo percorso è stato fatto di politica, fatto fra la gente, per le strade, non nelle case, ed è questo il punto di partenza del percorso che abbiamo cominciato e vogliamo continuare con queste lezioni. Stasera parleremo insieme ad Anton Giulio, insieme a Antonio, mio fratello Marco, e cercheremo di trarre un pochino le conclusioni e i propositi di questo percorso che spero ci porterà a governare Montemilone. Lascio la parola a Antonio, il nostro candidato sindaco. Queste sono sedie pericolose perché si sganciano. Buonasera. Metto gli occhiali così vedo anche in fondo. Saluto gli amici del divano. Nicolino, Michele, Sabino e l'altro chi è? Bene, vedo che il giallo stasera è bello carico, sono contento, il rimprovero funziona, il rimprovero per quanto riguarda le magliette. Non mi dilungo, passo subito la parola al nostro geometra che ci parlerà di questioni tecniche che riguardano la nostra lista di idee. Grazie. Cari cittadini, buonasera, siamo tantissimi. Sono lieto di essere qui tra tutti voi come membro di una compagine in cui spirito animatore è quello di liberare Montemilone da quel pesante velo di ombra che lo oscura ormai da decenni. Non sarà facile né immediato, ma sicuramente fattibile. Voi non avete idea di quante risorse pubbliche sono a disposizione per l'incentivazione di molte iniziative e la realizzazione di tanti interventi. È fondamentale però che l'amministrazione si impegni nell'attivazione dei meccanismi che consentono l'accesso, la pianificazione, la proposta progettuale. Ebbene, vi posso assicurare che se questa squadra uscirà vittoriosa, come mi auguro, da questa competizione elettorale, comincerà a lavorare da subito, fino al primo giorno, incessantemente, perché questo paese rinasca, perché diventi efficiente nei servizi alla comunità, perché sia visibile dignitosamente, perché possa diventare una meta dal punto di vista turistico, perché possa catturare l'interesse di coloro che vogliono investire nella creazione di nuove attività imprenditoriali. Vedete, io sono convinto che Montemilone ha molto da offrire, che le nostre capacità non sono seconde a quelle appartenenti a qualsiasi altra comunità, ma perché questo avvenga è necessario intervenire per migliorare e soprattutto creare tutte quelle condizioni che oggi mancano e che purtroppo ci hanno da tempo condannato a vivere in una sorta di limbo. In virtù di questo, in veste di tecnico libero professionista, vorrei evidenziare stasera proprio quei problemi esistenti legati al settore del quale mi occupo professionalmente. Certamente il tempo a disposizione non mi permetterà di affrontarli tutti, ma cercherò di offrire una rapida panoramica di quello che potrebbe essere oggetto di intervento se l'11 giugno otterremo la vostra fiducia, quella fiducia indispensabile per operare. Pertanto affronterò soltanto rapidamente 3 temi: viabilità, strumento urbanistico e patrimonio immobiliare comunale. Vorrei iniziare la questione inerente alla viabilità. Viabilità cittadina, viabilità interna legata
all'agro di Monteminone, viabilità esterna. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, penso che sia sotto gli occhi di tutti lo stato pietoso in cui versano le strade del paese, ormai fatiscenti quasi dappertutto e causa a volte di grosse infiltrazioni di acque meteoriche nelle proprietà private, dovute alla presenza di cavità naturali, grotte, cantine. Tanto per citare qualche esempio, si verifica questo inconveniente su via Roma, via 20 Settembre, via 24 Maggio, corso Cavour. Come si può pensare alla promozione del paese dal punto di vista turistico senza doversi occupare in primis del rifacimento delle strade, soprattutto quelle strade del centro storico? Oppure dobbiamo, in fase di promozione, in fase di iniziative, potrebbero far affluire gente da fuori, dovremmo tranquillizzarli dicendo di far assicurarli? Da non trascurare il problema legato alla pulizia delle strade, soprattutto quelle secondarie del centro storico. È impensabile non preoccuparsi della necessità di mantenere un costante stato di salubrità dell'ambiente che ci circonda, o ancora la necessità di intervenire sui rifacimenti dei marciapiedi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Onere questo del quale deve farsi carico anche la pubblica amministrazione in qualità di proprietari di tali aree e non il privato, come è accaduto in alcuni casi che poi risultano essere i soli esistenti in tutto il paese. Altrettanto importante penso sia l'intervenire sull'arredo urbano, anche con la creazione di alcune zone del centro storico, di piccoli spazi verdi, perché ciò contribuirebbe alla valorizzazione dell'abitato, ad offrire un'immagine decorosa e piacevole per noi e per quanti potrebbero decidere di vivere in Monteminone. Riuscire ad attirare gente da fuori. Ebbene, i bei posti non ci mancano. Abbiamo un patrimonio boschivo invidiabile, ma ahimè trascurato e non pubblicizzato. Lo stesso dicasi per il complesso santuario Madonna del Bosco. Le idee sono tante e anche fattibili, è soltanto questione di volontà e di impegno costante. Bisogna crederci. È necessario inoltre intervenire sulla pulizia di alcune aree attualmente adibite a discariche, a cielo aperto, individuare un'area adeguata per ospitare i contenitori per la raccolta dei materiali derivanti da attività edilizia, per non creare disagio alle imprese che ci operano. Bisognerebbe inoltre effettuare l'allargamento, ove è possibile, di piccole strade cittadine previa demolizione di fabbricati fatiscenti e acquisendone le aree. Per quanto riguarda la viabilità interna legata all'agro di Monteminone, mi riferisco al miglioramento delle strade interpoderali diventate impraticabili a causa dell'incuria di enti preposti. Ne sono esempio la strada Mezzamese, la strada Muggese, la strada Torre, strada Serracipino, Capraviccia, Demanio Grande, Occhiatello. Altro problema è l'acquisizione del patrimonio comunale. Alcune strade interpoderali, tipo Santa Maria, Torre Mezzamese, le cui aree risultano ancora intestate a privati, i quali si trovano a sopportare l'onere dal punto di vista tributario, oltre a creare loro i problemi di alienazioni delle restanti parti dei fondi. Inoltre ci sono strade quali Macchizza Mezzamese, San Nicola, per alcuni tratti impraticabili. Sarebbe opportuno intervenire perché, per esempio,
Proprio la strada San Nicola conduce al Bosco Chiangone e alla Fontana Schiaffoni, così come sarebbe altrettanto utile effettuare verifiche per quanto riguarda l'igiene e profilassi delle acque sorgive di alcune fontane tipo Schiaffoni. Grazie. Tipo Schiaffoni, Torre, La Marchesa, Fontana Fezza, La Favorita, Fontana Giordano, Cappiello, Chiangone. La Fontana Giordano è allagata, è distrutta, cioè proprio non esiste. Per quanto concerne invece la viabilità esterna, mi riferisco alle strade provinciali. Raffaele, tu le conosci, no? La SP21, SP47, SP Lupara, la 86, il collega che collega la SP18 con la 21, la 76 delle Macinate. Dichiaro fin da stasera che sarà nostro impegno intervenire presso l'ente provincia affinché si adoperi per rendere praticabili. Lo stato di dissesto in cui versa non è più sopportabile né scusabile in alcun modo. Siamo pronti ad utilizzare qualunque mezzo lecito per assicurarci strade percorribili in sicurezza. Basta con le buche, le erbacce che impediscono la corretta visibilità. Basta con gli infangamenti, siamo stanchi di quei ridicoli e inutili interventi che ci propinano di tanto in tanto. È diritto sacrosanto di noi cittadini contribuenti di avere strade sicure e percorribili. Ciò è fondamentale anche per un altro motivo, per nulla trascurabile. Lo sviluppo economico di una comunità dipende anche dal possedere una buona rete di collegamento stradale. Il secondo tema che vorrei affrontare è quello legato alla revisione dello strumento urbanistico esistente. Bene, dovete sapere che il comune di Monteminone è dotato di uno strumento urbanistico ormai superato, soprattutto alla luce dell'adozione di leggi speciali. È fondamentale intervenire in tal senso al fine di disincagliare l'impedimento alla realizzazione di aumenti di volume non previsti nell'attuale PRG, apportare inoltre tutte quelle correzioni riguardanti la realizzazione di alcune infrastrutture previste, non realizzate e presumibilmente irrealizzabili dal punto di vista delle analisi costi-benefici. Così come è necessario intervenire con correzione ad alcune imprecisioni, incongruenze contenute nelle note esplicative. Terzo punto, quello relativo alla questione del patrimonio immobiliare comunale. Qualche esempio, ci sono alcune lotti della 167, PEP per intenderci, e della zona PIPE da alienare. Un'idea percorribile sarebbe quella di promuovere bandi contenenti eventuali agevolazioni, tipo la riduzione dell'IMU per un certo periodo di tempo, provvedere inoltre all'alienazione dei terreni attualmente in fitto a privati, oltre all'ex asilo nido di via Sabaudia, ai locali adiacenti dall'ex mattatoio comunale, agli immobili di via San Leonardo. Occuparsi dell'iter burocratico con l'ASL per la destinazione dei locali facenti parte dell'ex Villa Stingone. Devo confessare che la questione legata all'utilizzo, o per meglio dire di non utilizzo, della Villa ex Stingone mi sta particolarmente a cuore. Ho visitato accuratamente l'immobile e sono rimasto allibito dalle sue potenzialità, ma nello stesso tempo profondamente amareggiato.
per lo scarso interesse mostrato dalle amministrazioni che si sono susseguite per rendere tale struttura funzionale. Le sue dimensioni, la sua posizione, la distribuzione degli ambienti si presterebbero ottimamente a una finalità di tipo sociale che, oltre a dotare il paese di un servizio di cui necessita, costituirebbe anche un'importante risorsa economica, creerebbe un indotto di notevole peso per la creazione di posti di lavoro. Molti ci viderebbero per tale fortuna, pertanto il perdurare del suo mancato utilizzo sarebbe veramente irragionevole, oltre che rispettoso e direi quasi offensivo nei confronti della famiglia Stingone Falanga, che col suo gesto, mi riferisco alla donazione avvenuta nei lontani anni '80, ha voluto contribuire al bene della collettività. Così come sarebbe inoltre necessario occuparsi della struttura in mercato coperto per far sì che abbia una piena funzionalità. Pertanto si dovrà effettuare una ricognizione capillare ed approfondita di tutto il patrimonio in modo tale da rendere economicamente redditizio per l'ente, utilmente funzionale e fruibile per i cittadini. Bene, questa è solo un'esposizione molto superficiale di alcuni tantissimi interventi che vogliamo attuare per far rinascere Monte Milone. Unico scopo che ci accomuna e che ci ha fatto decidere di tentare questa impresa. Spero che vogliate credere in noi, nella nostra volontà di fare per il bene della collettività, per la nostra terra, per Monte Milone, perché se lo merita, perché tutti meritiamo di vivere in un posto in cui andare fieri e anche sia in grado di farci godere di tutte le potenzialità che possiede, e credetemi, sono tantissime. Voglio concludere rubando una frase a un famoso discorso di Martin Luther King. Lasciate perdere la pronuncia. I have a dream. Ho un sogno. Ebbene, il mio sogno da Monte Milonese, da professionista, è di vedere Monte Milone splendere della sua luce, veder diventare Monte Milone il luogo in cui le persone saranno liete di viverci e non impazienti di fuggirne via, vedere una Monte Milone che offre opportunità di lavoro, di svago, di cultura ai giovani, ai meno giovani, ai commercianti, ai liberi professionisti, a tutte le maestranze, insomma una Monte Milone dinamica per tutte le fasce di età, vivibile per gli anziani dal punto di vista dei servizi, dalle attenzioni alle loro esigenze, una Monte Milone aperta a tutti quanti vorranno conoscere e apprezzarla. Realizziamo questo sogno, rendiamolo realtà per il nostro bene, per il nostro futuro e di quello delle prossime generazioni. Se lo faremo tutti insieme, uniti, avremo fatto qualcosa di buono ed importante. Grazie, viva Monte Milone! Grazie, grazie Tonio, grazie per averci sintetizzato con la perizia tecnica che ti riconosciamo quelle che sono le risorse di Monte Milone. Adesso passo la parola a Anton Giulio che ci parlerà. Grazie, buonasera a tutti cari cittadini. Allora, devo fare delle puntualizzazioni. Mi hanno definito, non mi sembra, visto quello che abbiamo, che stiamo creando, mi sembra distruttivo questo, non lo so, però rispettoso lo sono, lo ero da bambino e continuerò sempre ad esserlo. E visto che sono rispettoso, ho cambiato registro. Prima di tutto volevo giusto mettere una postilla
sul bellissimo discorso che ha fatto Federica Gravinese l'altra sera, volevo giusto dire che commentare il post che ha seguito: se Cesare parla, noi popolo possiamo stare solo zitti. Allora, visto che sono dispettoso, vi dico una delle mie frasi preferite, che è di Kurt Cobain: se voi mi odiate tutti, io per dispetto vi amo. E visto che vi devo amare, il mio discorso sarà breve e incentrato su pochissimi punti, perché gli altri su di me li ha già esposti Antonio l'altra sera. Allora, punto primo: io ringrazio per l'interessamento, ma a casa mia l'ordine lo faccio io, o al massimo mia madre. I libri a casa sono presenti ovunque, non solo in tavernetta. Presumo abbiano informato male l'altra parte, visto che non è mai venuta a casa mia, per fortuna. I libri e la lettura mi hanno reso uomo, mi hanno insegnato a vivere, mi hanno dato la possibilità di superare i momenti e le difficoltà della mia vita e a pensare con la mia testa. Infatti mi hanno permesso di poter contribuire al programma, al nostro programma, che l'abbiamo scritto noi. Ma la cosa più importante, e mi faccio un po' più serio, mi hanno permesso di aiutare molti ragazzi nello studio, e la maggior parte di questi si trovano nel nostro elettorato, per fortuna. Quindi il mio operato è stato riconosciuto a pieno titolo, e potete chiedere conferma a quei pochi ragazzi che avete anche voi tra le vostre fila. E siccome mi piace ricordare i momenti passati, voglio ricordare quando la biblioteca comunale era sguarnita, Ninetta Delicio e qui presente Antonio mandavano i ragazzi a casa di Mimma Porretti o di Dino Labriola per poter fare le ricerche e aiutarli. E posso garantire che chi è entrato in casa mia e ha ricevuto un favore non è uscito col peso del ricatto da casa mia. Secondo punto, i disabili. Io mi ricordo che da bambino mia madre e mio padre facevano parte di famiglia risorse, non so se qualcuno se lo ricorda, c'era Donato Sassi con la sua moglie, e noi ci hanno cresciuto a casa con dei valori di vicinanza con le fasce più deboli. Io con i diversamente abili ci lavoro, sono stretto contatto quotidianamente, e forse, lo faccio anche bene, considerato l'affetto che loro e le loro famiglie hanno nei miei confronti. Con i ragazzi, tanto tempo fa, nel corso degli anni abbiamo cercato di tratteggiare con delle recite degli spaccati della quotidianità del nostro paese. A volte ci siamo riusciti bene, altre volte meno. E queste figure fanno parte del nostro paese. E vi voglio ricordare all'altra parte, perché la nominerò una volta sola, la testimonianza di quello che è forse uno dei migliori lavori che ho fatto insieme ai miei amici per discutere delle fasce più deboli della mia comunità. Un lavoro documentaristico, no film, su un mio amico che non c'è più, Peppino Savino, detto il farmacista. Questo documentario, a differenza delle vostre chiacchiere, che spero rimangano a Montemilone, ha girato tutta l'Italia,
è ritornato a Montemilone, su YouTube tutti lo possono vedere, ed è servito per far rivalutare, reintegrare la persona di Peppino il farmacista, perché tutti adesso hanno una visione differente della visione mediocre che la concezione popolana poteva dargli. Ma la cosa più importante di tutto, mi potete accusare, ma di sicuro né a me né a noi ci potete accusare di aver ritirato un certificato elettorale di questi, un certificato elettorale di questi, chiaro? Terzo punto, e adesso andiamo nel faceto, la salvatrice di Montemilone ha detto, l'altra parte, che ha salvato il comune di Montemilone dal dissesto e ha evitato il commissariamento. Meno male. Quindi tutte le nostre domande nei suoi confronti, il suo rapporto con l'amministrazione comunale, lei ha cercato di svincolarsela, ma ce l'ha date con questa affermazione. Perché da una mia speculazione, un mio ragionamento, questa frase esprime tre concetti. Uno, che l'amministrazione uscente era sull'orlo del dissesto perché non è stata virtuosa. Ecco. Due, che l'amministrazione non è stata capace di risolvere il problema del dissesto. E terza, cosa più importante, il merito di questo salvataggio è da attribuire a una signora, una semplice cittadina e le sue amicizie. Gli amici di Maria, che non è una replica su Canale 5. Quindi presumiamo che se la signora dovesse diventare sindaca, col suo potenziale, visto che gli amministratori non sono riusciti a fare quello che dovevano fare, ma l'ha fatto una semplice cittadina onnisciente, capace di tutto, grazie a lei e alle sue amicizie Montemilone sarà protetta da tutte le calamità naturali e umane. Quindi un domani magari potremo fare altri discorsi. Io mi farei un po' più serio. Noi sappiamo che la regione ha dato i soldi a pioggia a tutti i comuni in dissesto a scapito dei virtuosi, e se non vado errato c'è pure un sindaco Vertone di Banzi che ha protestato per questo. Quindi, a meno che lei non voglia cambiare la storia, questa a casa mia si chiama appropriazione indebita di merito. Appropriazione indebita di merito, dice il grande Edoardo De Filippo. Io ti dico che l'essere umano è tale quando non è testardo, quando capisce che è venuto il momento di fare marcia indietro e la fa, quando riconosce un errore commesso, se ne assume le responsabilità, paga le conseguenze e non cerca scuse, quando amministra e valorizza nella stessa misura tanto il suo coraggio quanto le sue paure. Adesso veniamo un attimo a noi. Noi del passato e delle passate amministrazioni abbiamo cercato di prendere il meglio, vogliamo essere eclettici, infatti abbiamo coinvolto tutte dico le forze politiche per poter raggiungere il nostro obiettivo, che ripeto come la volta scorsa, il nostro obiettivo è unico, far risorgere Montemilone, questo è il nostro obiettivo, non abbiamo nessun altro obiettivo. E chi è fuori da Montemilone 2.0 lo ha fatto per sua scelta personale o meno. Da noi le porte sono sempre state aperte. Questa sfida, però, miei cari, non la possiamo vincere da soli. Abbiamo bisogno di voi. E soprattutto, non stiamo alla prova noi. Stiamo alla prova noi e voi con noi, altrimenti questa sfida non la vinciamo.
La lotta sarà dura. Noi siamo pronti per affrontare questa sfida e lo possiamo fare solo con il vostro sostegno. Voi siete la nostra forza. Verranno le sirene a cantar promesse, forse anche stasera. Dobbiamo essere forti come Ulisse e i suoi compagni, superare gli scogli per spiegare le vele al vento, perché io e i miei amici siamo del parere che i politici devono servire il popolo e non servirsi del popolo. I politici devono servire il popolo e non servirsi del popolo. Vi abbraccio e buona serata. Buonasera Monteglione. Devo dirvi che a conclusione di questa bella e gioiosa cavalcata sento davvero tanta emozione, quindi mi perdonerete se a volte, come dire, sentirete proprio il mio cuore battere, ma il vostro cuore che sta battendo in questa piazza, il vostro orgoglio di montemironesi, voi siete la speranza, voi siete il futuro di Montemirone e noi vogliamo costruirla con voi! In fondo, sin dall'inizio, siamo stati tra voi a parlare un linguaggio molto semplice, il linguaggio del popolo, il linguaggio che vi piace, magari colorato da uno spruzzo di immaginazione che non guasta mai. Questo ci piace tanto e vogliamo dirvi anche che noi non balbettiamo, le nostre idee sono nate e crescono tra voi. Non vengono da Tropea, non vengono da noi Cattaro, non vengono da attempati politici in cerca d'autore. Devo dire che con interesse e curiosità nell'ultimo incontro dei nostri competitor è venuto fuori il discorso dei Natali. Questo sembra un argomento, pare che sia diventato pericoloso. Io dal canto mio, io e mio fratello, possiamo dirvi che nelle nostre vene scorre potente il sangue di Totò, il sangue di un socialista, il sangue di un sognatore, il sangue di un lavoratore, il sangue di Mimma Borretti, una donna di nobile d'animo che ha allevato generazioni di figli, di ragazzi, di padri, di nonni. Questo portiamo tra voi. Perdonatemi, ma sono davvero molto emozionato a stare stasera qui con voi ed è bello, ed è veramente tutto bello. Mi collego al discorso dei Natali, perché qui viene la questione delle questioni, il ripopolamento. Sin dall'inizio abbiamo cercato di trasmettervi la madre di tutte le questioni. Montemirone non deve morire, Montemirone deve tornare a essere un paese splendente, ma siamo davvero troppo pochi, dobbiamo tornare a crescere, dobbiamo creare degli insediamenti stabili, dobbiamo creare un nuovo patto generazionale, distribuire simbolicamente e realmente terre e case, creare cittadini 12 mesi l'anno e non solo 3 mesi l'anno. Questa è la nostra scommessa e questo e su questo ci giochiamo tutto il nostro credito che stiamo accumulando tra voi. E vogliamo che questa idea sia chiara, anche perché ai nostri competitor pare che questo non interessi, a giudicare dalle sparute presenze dei loro incontri e dei loro comizi. Forse saremo anche ripetitivi e voglio tornare sul programma. Il programma, è testimone mio fratello, testimone Anton Giulio, sono testimoni tutti i ragazzi del nostro gruppo di lavoro, coloro che hanno contribuito dall'esterno a Montemirone e fuori a creare questa creatura che è una creatura dinamica, che noi abbiamo concepito ascoltando voi, mettendoci del nostro e mettendoci tutte le nostre energie.
Sin dall'inizio questo programma è stato portato alla vostra attenzione e abbiamo voluto che respirasse, che crescesse e che divenisse un patrimonio per il presente e per il futuro, da cui prendere ispirazione, da correggere nelle cose che magari possiamo non aver individuato, ma questa è la nostra forza e vogliamo che siate anche voi a renderlo vivo, vogliamo che siate anche voi a farne una creatura per far rinascere Montemilone. Non è una creatura artificiale questa, non è stata messa insieme con un'opera di ingegneria genetica, non è un Frankenstein che proviene da varie parti d'Italia o da vari spifferi, è qualcosa che nasce a Montemilone, che respira all'esterno ed è parte di noi e con questo noi ci presentiamo a voi e vogliamo che diventi vostro patrimonio, nostro patrimonio, di noi montemilonesi. Vorremmo dirvi, dateci una leva e solleveremo il mondo. Attenzione, non l'abbiamo inventata noi questa, è una citazione. E infatti, il fratello subito, da fratello maggiore, fa notare questo. Purtroppo ci aspettano le sudate carte, perché dobbiamo conoscere la situazione socio-economica, politica, demografica di questo comune. Il lavoro è già cominciato, non siamo abituati a stare con le mani in mano. Siamo partiti proprio dall'elaborazione dei dati Istat per cercare di capire in quanto tempo questo paese avesse ancora vita. Questo è un lavoro che abbiamo fatto tutti noi e vi garantiamo che sin dal primo giorno non faremo fuochi d'artificio, ma i primi 2-3 mesi saranno di duro lavoro, di duro sudore, ma solo così si arriva a conoscere i problemi, solo così si prospettano soluzioni per il futuro, solo così si dimostra di essere gente seria e di voler bene a tutti voi. Ancora due parole su una missione che ci piace molto, apriamo Montemilone. In fondo qualche avvisaglia già c'è stata, credo che abbiate apprezzato l'intervento degli amici, tecnici, professionisti, anche amministratori che abbiamo portato qui e che ci hanno testimoniato di un'area nuova per un paese così piccolo che secondo loro è foriera di speranza, di grandi cambiamenti, di innovazione. Sono stati loro a dirci vogliamo essere al nostro fianco, vogliamo essere con voi, siamo a disposizione. Questo ci riempie davvero il cuore di gioia e noi non vogliamo turisti occasionali, turista per caso da gratta e vinci. Vogliamo gente, vogliamo politici che, come ha detto bene Anton Giulio, siano al servizio della comunità. Il nostro amico Antonio Maroscia è andato molto oltre, ma Antonio è sempre stato uno che ha estremizzato i concetti, ma con una lucidità e con un senso di verità estremo. Non diciamo come lui che i politici debbano essere servi, perché in fondo hanno scelto quel mestiere, ma noi abbracceremo anche gli amici che verranno qui a parlare per gli altri, se dimostreranno di essere con noi, di essere curiosi verso la nostra comunità, di volere il bene di Montemilone e di rimboccarsi le maniche per lavorare per Montemilone. La regia mi dice che il tempo è finito. Come dire, la nostra battaglia è iniziata, è solo all'inizio. Questa battaglia la combattiamo con voi, con le nostre armi del sorriso, della gioia e delle idee. Se sei con noi, sei uno di noi. Avanti uniti, vota Montemilone 2.0, che Dio vi benedica. Grazie Marco. Visto che tutti hanno parlato del programma, volevo solo dire una cosa per evitare polemiche stucchevoli. Il nostro programma noi l'abbiamo scritto a gennaio, andatevi a leggere la nostra petizione, è tutto lì. Quello che abbiamo pubblicato e consegnato è ciò che abbiamo ottenuto sviluppando quelle idee. Quindi ogni accusa nei nostri confronti è stucchevole. Passo la parola a voi.
Allora, chiudo. Ho preso gli occhiali gialli perché mia cugina Maria Elisa ha detto te li devi mettere, mi ha preso pure il cordellino giallo per essere in giallo, come la signora in giallo. Bravo! Io gli occhiali li uso solo a scuola, in pubblico. Se vuoi fare l'appello ci perdi un po' di tempo. Faccio l'appello, perdo un po' di tempo. Allora, ripercorriamo insieme la storia di Montemilone 2.0, che già vi ho presentato nei vari interventi pubblici a partire dal 25 marzo. Questo è l'ultimo incontro della nostra campagna elettorale e la storia di Montemilone 2.0 è una storia di ricuciture, è un ricompattare insieme le varie forze politiche che ci sostengono, la sinistra, il centro-sinistra, l'estrema sinistra, il centro-destra, il Movimento 5 Stelle e i cosiddetti liberi. Ecco, queste forze presenti sul nostro territorio hanno dimostrato che cosa? Una cosa fondamentale: superare il litigio, superare gli screzi, soprattutto superare le visioni limitate alla propria ideologia politica. E perché hanno superato screzi, litigi e visioni limitate? Per abbracciare il progetto di Montemilone 2.0. Gli amici che mi hanno preceduto, per abbracciare questa lista di idee nate dalle nostre varie esperienze di vita. Ecco che cos'è Montemilone 2.0, una nuova fase. Giriamo pagina, a scuola, punto e a capo. Un'evoluzione, metaforicamente 2.0, è l'evoluzione del web, è l'evoluzione della rete mondiale. Noi vogliamo evolvere Montemilone. Vogliamo guardare in avanti. Guardare in avanti significa sognare. Bravo! Sognare per progettare il nostro futuro, per permettere alle nuove generazioni di poter scegliere, di poter vivere qui. Io, giovane montemilonese, decido di vivere a Montemilone perché il paese me lo permette, me lo consente. Io voglio e noi vogliamo fermare i ragazzi sul nostro territorio. È l'unica via di uscita. Ci dobbiamo mettere insieme per cercare di guardare avanti, di oltrepassare questo lago mortifero, questo scoraggiamento. La nostra è una lista di idee. Io mastico un po' di storia. L'illuminismo è stata la battaglia delle idee. Vi parlo di Voltaire, vi parlo di Rousseau, vi parlo di Kant. Giganti, giganti del pensiero filosofico e della cultura mondiale. Io guardo a loro, questi sono i nostri sostenitori e questi sono i nostri modelli. Queste persone che vi ho citato, che hanno fatto la storia
storia, che hanno portato alla rivoluzione francese, che hanno dato il via alla modernità, uscendo dal regresso della storia precedente, queste persone si sono dedicate a ricucire, si sono dedicate alla ricostruzione, hanno parlato ai popoli, hanno dato la speranza e ce l'hanno fatta. Noi non possiamo paragonarci a questi giganti, per questo li chiamo giganti, ma certamente ci possiamo aggrappare, ci possiamo dare la mano, ci possiamo ascoltare, e insieme possiamo farcela. Non abbiate paura! L'altra sera Mariangela Pezzolla ha parlato del disagio di Montemilone, il disagio dei cittadini, l'acqua, oggi, stasera, Tonio, la viabilità. Io vi ho parlato... la Gravinese, la Federica Gravinese ci ha parlato di famiglia, di società, di politiche sociali, Felice ci ha parlato di legalità scuola, io vi ho parlato di un progetto culturale, vi ho detto che la cultura è la strada maestra! La cultura significa ritornare a vivere. Non è vero, non è vero che voi andate, se doveste votarmi e se io dovessi essere sindaco, non è vero che io sarò un sindaco che non mastica l'agricoltura. Io, come tanti di voi, sono figlio della terra. Sono figlio della terra e mio padre è stato un agricoltore, è stato un pastore e quindi la cultura comprende anche quello sviluppo agricolo che noi vogliamo fare. L'attuazione del programma, delle idee programmatiche, avrà un riscontro reale. Oggi mi impegno davanti a tutti, con i miei amici, sarete informati di tutto quello che noi faremo, staremo ad ascoltare cosa faremo nei primi mesi, diciamo per darci una data, entro Natale. Unione 1, unione dei comuni. Per capirci, quella che si chiamava la vecchia città comprensorio, far rientrare Montemilone in questa cerchia di grandi comuni per avere dei servizi più efficienti. Venosa, sto parlando di Venosa, Lavello, Rio Nero e Melfi. Uno. La scuola, numero due, la scuola. Ci impegniamo tra Natale, gennaio, febbraio, entro la primavera, a riaprire una scuola che sia scuola. L'assegnazione dei vecchi degli appartamenti al vecchio municipio è una questione che risolveremo a breve termine, li assegneremo, altrimenti ritorneranno ad essere fatiscenti. Rilevamento, capiamoci, dobbiamo capire che cosa il comune ha, quindi rilevamento di tutto il patrimonio comunale, anche quello demaniale. Ancora, la biblioteca diventerà fulcro della nostra attività elettorale, della nostra attività amministrativa. Viabilità civile e rurale. Dobbiamo quantificare lo stato delle strade e vedere in che situazione versano e metterle in sicurezza, come già Mariangela Pezzolla ci ha spiegato. Ancora, tutti, e questa è una promessa, tutti
tutti i lavori pubblici che si svolgeranno a Montemilone andranno in primis alle nostre aziende, alle aziende sul territorio. Ancora, forse questa è la primissima cosa che farò, metteremo una fontana pubblica a Fronzone per ringraziare Savino che ha creato dei bellissimi giardini pensili. Nel medio termine, fra un anno, entro il 2018, i primi mesi del 2019, creeremo le condizioni affinché Montemiloni rientri nel discorso di Matera 2019. Vi ricordo che la mia associazione, l'associazione Dante Alighieri, all'epoca presieduta dalla Susanna Sguaitamatti, ha organizzato l'incontro con il sindaco di Matera l'anno scorso. E io c'ero! A lungo termine, chiudiamo su questa parte, a lungo termine che cosa realizzeremo? La questione irrigua dei terreni. I terreni devono ritornare ad essere irrigabili. Prenderemo in considerazione il problema risolto del consorzio agrario e infine creeremo, come già ha detto Marco, il problema dei problemi. Metteremo in piedi qualsiasi idea, qualsiasi programma per fermare i ragazzi, che come ripeto ha detto Marco è il vero problema. Dobbiamo ritornare a riempire le classi della nostra scuola. Tutto questo, come sempre vi abbiamo detto, nella trasparenza più assoluta, sarete informati, sarò io in primis e tutti gli altri in secundis a darvi risposte. Trasparenza, la parola chiave del nostro movimento, la parola chiave del nostro movimento che hanno sposato i nostri sostenitori e le nostre sostenitrici. Chi non è qui oggi in Montemilone 2.0 perché ha scelto di non esserci e non ho ancora capito perché. Perché non dare fiducia alla nostra gioventù? Perché non dare fiducia alle idee che vi proponiamo? La lealtà, vi ho detto sempre che noi siamo amici, vi ho detto sempre che ci siamo sempre scontati, lui vi ha detto che è dispettoso, ma siamo leali, la lealtà che c'è tra di noi, Montemilone 2.0, è la lealtà che ha abbracciato anche il comitato elettorale che merita un fragoroso applauso. E la lealtà di tutti i nostri sostenitori, che come si dice a Montemilone l'hanno tirata la giacchetta, ma non hanno accettato. Tante persone non hanno accettato. E il canto delle sirene di Ulisse che diceva Andon Giulio non ha sortito alcun effetto. Tant'è vero, contiamoci. Questa per me è già una vittoria. Un passaggio importante. Non abbiate paura del ricatto. Non abbiate paura, il voto è libero, è segreto. Non abbassate la testa.
volta bisogna andare a votare l'11 senza aver paura di nessuno. Senza portare il telefonino. E senza portare il telefonino per certificare il voto. Grazie Matteo, me ne stavo dimenticando. Un passaggio riprendo di Matteo Luca. Noi in questa campagna elettorale non vi abbiamo volutamente, noi non è che siamo figli di nessuno, non abbiamo volutamente voluto tra noi i politici, ma i tecnici che ci hanno suggerito i politici. La questione è molto semplice. Il politico fa promesse da campagna elettorale, il fumo negli occhi, il tecnico invece trova, propone la soluzione al problema. Questo è fondamentale. Ecco perché noi siamo qui senza nessun politico, perché vogliamo essere noi e voi. Noi da un lato e voi dall'altro, perché io, se dovessi essere eletto, amministrerò insieme al gruppo che ci ha messo la faccia e insieme ai miei cittadini. Questi politici dove sono stati fino ad oggi? Ma dove? In qualche casa mi dicono che ci sono stati, e il paese, il resto della comunità, perché non hanno incontrato tutto il paese come faranno stasera? Su questo dovete riflettere. Ecco perché vi dicevo, non vi fate intimorire, non sono nulla. A me sembra il Medioevo. L'imperatore Carlo Magno, fondatore del Sacro Romano Impero, dà il feudo al suo vassallo. Qual è la modernità qui? Volete scegliere tra il Medioevo con l'unica modernità probabilmente da vassallo a vassalla, o noi che vi ho parlato di illuminismo e di rinascimento Monte Milonese? Chiudo, c'è un omaggio, proprio perché parlo di rinascimento, vedete? Io credo che tutti i sindaci, che tutti gli amministratori, a prescindere da come poi vanno le cose, una volta votati, voi sapete meglio di me, la compagine, cioè l'ambiente che si forma intorno ad un'amministrazione, può portare pochi frutti o anche nulli possono essere questi frutti. Ma tu oggi qui voglio proporvi un applauso per tutti i sindaci che sono stati sindaci di Monte Milone. Un applauso a tutti questi sindaci. E per rendere omaggio a questi sindaci invito una donna che non è stata sindaca, non ce l'abbiamo ancora avuta. Invito una donna, però una donna che ci ha messo la faccia, Titina Mandrisi. Sapete, Titina ha scritto un bellissimo libro, il primo libro di poesie dialettali. Questa è stata già recitata, questa poesia, e la dedichiamo a tutti i sindaci di Monte Milone, e spero che un giorno la dedicherai a me. Buonasera a tutti. Questa sera questi versi li dedico ai due sindaci prossimi, o uno o l'altro, non lo so, ma per far condicio a tutte e due.
Naturalmente sono in dialetto perché è la mia lingua e non la rinnegherò mai. La leggo perché sono ricca di chiarete e la memoria non mi accompagna. Usienek, quando assieme che ti vuoi candidare, ti metti sopra il palco e ti metti a predicare. E per quando faccio che tu la puoi vedere, alla fine la promessa la mantenere. Quando viene eletto e sopra il municipio possesse vai a pigliare, ti rendi conto che hai fornito di camba. Fra di sista e tibet a commenza la battaglia, tira da do e tira da da, ma è stretta la tuaglia, tutto quanto non lo puoi accontentare. E qualche iune per forza te la hanno mica. Perché ogni cristiano ha fatto sì per i truani e vuole essere parato da cura che comanda. E a che sia con mezzo la terretire, che vai a vai su tutta la maniera. Così poi non sapete nemmeno manca la penna. Speriamo che oggi o Cristo nasce. Se si rompe un marciapide o una mattonella, la colpa è di Seneca, sempre cuore il ritornello. Se fai l'uto che marietta, la colpa è la sua, su matrimonio non è scitretta. Se chiova un'evoca, la colpa è di Seneca, che non si è messo con un'ombrella aperta e non aveva accumulato un grano che l'ha coperto. E più quando stai male e stai per morire, la colpa è di Seneca che te l'ha fatta uscire. E insieme a ieri vennero gastamati tutti quelli che l'hanno votato. Grazie. Bene, che ore sono? L'ora di andare a casa. Bene, chiudo nel dirvi, c'è Pierluigi Antonacci che ci aspetta con la sua bella musica presso il Consorzio Agrario. Chi vuole venga con noi. Chiudo dicendovi votatemi. Grazie. Chiudo con i vari motti di questa campagna elettorale. Monte Milone ai Monte Milonesi. Avanti uniti. Se sei con noi, sei uno di noi. Viviamo, apriamo e ripensiamo Monte Milone. Grazie. Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.